Perché dopo anni di stop forzato, dopo un'attesa durata oltre 3 anni, finalmente questo concorso, il certame internazionale Bruniano, il primo e forse l'unico concorso in Italia riservato ed ispirato al filosofo nolano Giordano Bruno, finalmente ritorna, e ritorna nella città che lo ha visto nascere, ritorna a Nola con il coinvolgimento degli alunni, dei ragazzi, non solo ovviamente del territorio dell'Alto Lorano, ma dei ragazzi di tutta Italia. È stato veramente l'anno della ripartenza, l'anno della ripresa, e consentitemi veramente di fare un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale, con il sindaco Carlo Bonato, ma con l'organizzazione affidata ed egregiamente gestita dall'assessore alla cultura Vincenzo Martone, che ovviamente con la preziosa collaborazione e sinergia ovviamente dell'associazione Merides, con il suo presidente Michele Napolitano, il liceo classico Giuseppe Carducci, con la dirigente scolastica Maria Assunta Compagnone, hanno fatto un lavoro straordinario, un lavoro di ricucitura, se così possiamo definirlo, e anche di ricostruzione, perché non è semplice ricostruire un concorso fermo al palo da anni, e sicuramente gli istituti scolastici qui presenti confermeranno questa cosa, perché si sa, la macchina scolastica è in continua evoluzione, in continuo movimento, per cui anche lo stop di un anno crea un po' di destabilizzazione. Ovviamente lo stop è stato decretato dalla emergenza pandemica, però finalmente siamo qui, quindi il 2023 segna il ritorno del certame, la 19ª edizione. Quindi ne parlavamo in questi giorni durante i momenti conviviali, ma anche durante i tanti momenti culturali, le visite guidate. Non mi soffermo sulle emozioni, su quello che è stato il certame quest'anno, perché sicuramente dopo i ragazzi avranno, come giusto che sia, la parola, e anche l'assessore, sarà bello raccontare questi giorni che ci auguriamo siano stati preziosi, non solo per noi nolani, quindi che siamo abituati a viverli, ma soprattutto per voi ragazzi, per cui io ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato. Dopo ci sarà un momento riservato alle scuole con un ringraziamento particolare da parte dell'assessore, però veramente Nola ringrazia e saluta i licei di Milano, della Calabria, quindi della Lombardia, della Calabria e della Sicilia, che sono qui con noi questa mattina in attesa di conoscere, insomma, tra virgolette il verdetto, chiamiamolo così, però noi amiamo sempre ripetere che tutti hanno vinto. Già essere qui a partecipare alla 19ª edizione è sicuramente un motivo di orgoglio e di vanto. E la cosa bella, e su questo dopo ovviamente parlerà la professoressa Maria Assunta Picardi, la cosa bella, insieme ovviamente al professore Santella, la cosa bella che ha accomunato tutta la commissione, voglio subito dire che il professore Nuncio Ordine, che ha presieduto la commissione, non è qui in questo momento perché ha avuto una serie di vicissitudini familiari, ma fortunatamente tutto rientrato, però ovviamente ci saluta, e la professoressa Picardi dopo, ovviamente a cui darò la parola, ci spiegherà anche questa accomunanza di sentimenti e di desiderio, insomma, che tutta la commissione unitamente si è espressa positivamente su tutti i lavori, in particolare appunto su quelli che hanno poi vinto. Ringrazio e saluto i partner, quindi parlo una sola volta, poi veramente taccio e passo la parola a loro. Ringrazio i partner a nome di tutta l'organizzazione che hanno consentito questa collaborazione, questa proficua sinergia, chiaramente oltre al liceo Carducci e all'associazione Merides. Se il certame si regge, grazie anche alla sensibilità dei partner privati, delle associazioni che credono in questo progetto, per cui mettono ogni anno a disposizione i premi finali, quelli che poi insomma sono il riconoscimento, rappresentano il riconoscimento, per cui un ringraziamento alla Fondazione Ilia Novla con il presidente Felice Scotti, un ringraziamento al Rotary Club Nola Pomigliano d'Arco, qui rappresentato dall'amico Vito Barone, il Lions Club Nola Host Giordano Bruno con il presidente Nello Manzi, il Leo Club Nola Host Giordano Bruno con il presidente Nicola Compagnone,
il Lions Club Nola Ottaviano Augusto con il presidente Raffaele Soprano e chiaramente il comune di Casamarciano con il sindaco Clemente Prignano, l'agenzia di sviluppo dei comuni dell'area nolana con il sindaco di Cisciano, oggi in rappresentanza come presidente del tavolo dei comuni, Edoardo Serpico, la Proloco Nola Città d'Arte con il presidente Giuseppe Bianco, e credo di aver nominato tutti. Gli studenti, l'avvocato Passaro ovviamente non è uno sponsor, però ci sarei arrivata dopo, perché con l'avvocato Passaro c'è un discorso a parte, perché l'avvocato Passaro è l'anima del certame, perché comunque quando si va a Tenuta Donna Clementina, dove siamo stati ospiti in occasione della prima serata, si ricrea sempre quella sorta di rogo bruniano, di fuoco, inteso non come morte ma come momento di vita, momento vissuto. Quindi veramente con l'avvocato Passaro c'è sempre stata questa grande sinergia. Intanto io il grillo parlante che mi ricorda le cose, ma penso di aver nominato tutti ovviamente, e non ultimo ovviamente chi ci ospita questa mattina, il Museo Storico Archeologico di Nola, Giacomo Francesi, il direttore, che non è qui per un impedimento fisico, ma passo subito la parola al delegato, l'amico Angelo Martino. Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Purtroppo l'architetto francese ha un impegno improrogabile e mi ha delegato, come fa spesso solitamente, a portare il saluto, a dargli il benvenuto. Benvenuti al Museo Storico Archeologico di Nola. Forse in questi giorni l'hanno anche visto, visitato, è davvero una perla, è inutile, ormai le parole le spendiamo, ma merita davvero questo museo. E siamo onorati questa mattina finalmente di riapprovarci uno dei più grandi premi del Sud Italia, e forse d'Italia, che è il certame bruniano. Come diceva giustamente Rutilia, abbiamo passato tutti un momento tragico, adesso la vita ricontinua, rinasce, e oltre questo evento straordinario Nola poi si appresta a vivere tanti altri eventi da qui a poco. Ma questo è davvero un evento straordinario. Voglio salutare e fare i miei complimenti a tutti gli studenti che hanno, come al solito, sicuramente fatto tutti un'opera straordinaria. Vedremo insieme quale sarà il vincitore, come diceva ancora una volta giustamente Autiria, siete tutti vincitori a prescindere. Buon lavoro a tutti i contributi.